I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Aspettando il nuovo campo di calcio, situato in via Roma e portato a compimento alla fine del decennio, i ragazzi passano i pomeriggi nella piazzetta, sottostante all'allora baracca, attualmente occupata dall'edificio della scuola media. Sempre più viva sul mercato è la presenza di mezzi tecnologici. Sono gli anni delle auto destinate a fare epoca, la 500 e la 600. Grazie all'iniziativa di Domenico Manduca, il Monterossino può ora usufruire della pompa di benzina, destinata a rimanere l'unica tuttora esistente nel paese. Lo stesso Manduca si occuperà per 5 anni dell'organizzazione e della realizzazione del concorso Miss Vespa, che vedrà gareggiare per il titolo alcune tra le più belle ragazze della regione. I bambini, grazie alla loro inventiva, riescono da soli a costruire i loro passatempi. Upirruocciu, Amazza, i Castelia erano tra i più comuni. Oltre alla storica Azione Cattolica, nascono le prime associazioni. Il Circolo Culturale e Ricreativo Fanin, il Circolo Sportivo Italiano, presieduto da Rocco Fabiano. A dispetto dei tempi, fu una cosa molto seria. Facevamo il campionato provinciale di calcio fino ad arrivare alla finale a Catanzaro, ma purtroppo fummo sconfitti. Negli stessi anni viene creato il famoso lago artificiale Angitola, conosciuto in seguito come il lago della discordia, per aver diviso le opinioni dei monterossini. La gran parte di essi sostiene infatti che il lago sia importante perché protetto dal WWF e rappresenti una possibilità di sviluppo per Monterosso. L'altra fazione parteggia invece per il prosciugamento del lago stesso, al fine di utilizzare quel territorio per la creazione di un parco o di una zona industriale, dando così una nuova immagine a Monterosso, che allo stato attuale non ne trae alcun beneficio. Molti sostengono addirittura che questo lago si trovi esclusivamente nel territorio di Maierato. Corre il 1972 quando l'amministrazione comunale muta nuovamente volto. Viene eletto sindaco Domenico Antonio Farina, il quale conserverà la carica fino al 1977. Ho aderito ad un partito ideologicamente aderente alle mie valori, ai miei principi culturali e religiosi, cioè la Democrazia Cristiana, anche perché allora i movimenti erano prettamente ideologici e quindi per conseguenza ognuno di noi puntava sul partito che più era confacente alle proprie convinzioni sociali, culturali, politiche e religiose. Presi parte quindi a questa attività amministrativa e durante il periodo in cui io ho avuto il piacere di amministrare la comunità di Monterosso, il mio grande problema, come del resto è stato anche nel passato, è stato quello di portare avanti il problema della scuola. Sull'onda nazionale, il boom economico si riflette anche su Monterosso. Il paese verrà invaso dalle multinazionali. Vengono edificate le strutture che attualmente ospitano la scuola media e quella materna, raggiungibili anche grazie al servizio di Scuolabus. Aumenta la sete di cultura e di conseguenza l'analfabetismo va via via scomparendo. In questi anni assistiamo ad un'invasione delle case da parte degli elettrodomestici, che diventano alla portata di tutti. La vita sociale offre nuove prospettive. La gita al Mare di Pizzo, dove i monterossini cominciano a recarsi abitualmente, e quella in montagna, divenuta sempre più frequente grazie alla costruzione di una strada che raggiunge le vette dei monti. Nel 1974 nasce la Fiamma, associazione che si occuperà dello sport nei decenni successivi. Personaggio simbolo dell'associazione è Vittorio Fanello, persona che punta soprattutto al risultato.
La cosa più importante in questi 20 anni di sport, che mi piace in modo particolare ricordare, è che lavorando quasi esclusivamente con i ragazzi di Monterosso abbiamo raggiunto obiettivi che sono balizzi più grossi del nostro e più economicamente forti non sono riusciti a raggiungere, perché ritengo che i ragazzi di Monterosso, proprio per questo senso di continuità dello sport, in 20 anni forse hanno dimostrato di avere qualcosina in più dei ragazzi di altri paesi. Abbiamo avuto modo di confrontarci con realtà molto più grosse delle nostre, Reggio, Cosenza e Catanzaro, in modo particolare nell'atletica. A Fanello va però anche il merito di aver dato sfogo alle passioni di tutti i giovani nelle varie discipline sportive. Parlando di sport, non si può certo trascurare il lavoro svolto da Vito Antonio Ceravolo. In questi anni di attività molti ragazzi sono distinti nei vari sport fatti a Monterosso, anche se per mentalità e per l'ambiente non sono riusciti ad emergere al più livello, però sono contraddistinti a livello provinciale e regionale, riuscendo nei vari sport. Nel 1976, per iniziativa di Arturo Maio, 12 persone si uniscono nel segno della loro passione per la musica, creando il complesso bandistico Città di Monterosso, destinato a crescere in numero ed importanza nel corso degli anni. Quella della banda musicale fu una scommessa dettata dal desiderio di avere a Monterosso un gruppo musicale formato da monterossini, allo scopo di dare nuova linfa al potenziale umano presente in Monterosso e infondere cultura musicale in tutto il paese, memoria del suo passato artistico. Nel 1977, ad opera del Fronte della Gioventù, si disputa il primo trofeo di atletica Città di Monterosso, che andrà avanti per 14 edizioni. Tuttavia, solo le prime due saranno vinte da giovani monterossini, Claudio Mazzara e Pino Fanello. Negli anni successivi, infatti, la manifestazione assumerà importanza di carattere nazionale, fino ad essere riconosciuta dal CONI. Sono questi gli ultimi anni in cui la fantasia del bambino, ancora libero dal dominio televisivo, può concretizzarsi nella creazione dei giochi. Arota Culigno, i pallini, l'elastico, a campana, destinati a protrarsi fino ai primi anni Ottanta. Per svagarsi, i ragazzi possono usufruire del cortile della scuola elementare, della piazzetta antistante il municipio, largo caserma e monastero. Nel 1979 viene fondata l'associazione Proloco, che si occuperà del ripristino e del rispetto delle tradizioni. Da sempre siamo impegnati per lo sviluppo turistico e culturale di Monterosso. Questo lo facciamo attraverso la riscoperta e la tutela delle risorse storiche, architettoniche, culturali ed ambientali del nostro territorio. Il nostro fiore all'occhiello è certamente il Museo della Civiltà Contadina Artigiana della Calabria. A livello amministrativo, già dal 78, viene eletto sindaco Domenico Ubaldo Galati, la cui carica verrà rinnovata per i 15 anni successivi. La mia entrata in politica è stata occasionale. Nasce da contrasti sorti in seno al partito di mia militanza, la Democrazia Cristiana. L'obiettivo era quello di fare del municipio un centro al servizio di tutti i cittadini e non di potere come in precedenza. Assumere iniziative capaci di sviluppare il territorio e di far crescere la comunità. Nasce così l'idea della circonvallazione che rivoluziona l'assetto urbanistico del paese, nasce il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana della Calabria, la Biennale d'Arte Contemporanea, che porta Monterosso nel resto d'Italia e Europa.